Bilancio negativo per le principali borse europee, mentre la borsa di Milano riesce a schivare le vendite e a scambiare sulla linea di parità. Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, su Digiri Leonardo più 3,15%, le peggiori performance invece si registrano su Telecom Italia che ottiene meno 1,89%. L'oro continua la sessione in rialzo e avanza a quota $1.334,2 l'oncia. Si attende domani dall'Unione Europea la diffusione delle vendite al dettaglio, previsto sia per la base annuale che per quella mensile. Domani sono nell'agenda della Cina la pubblicazione del PMI Servizi Caixin e si attende dall'Unione Europea l'annuncio del PMI Servizi. Previsto un avvio negativo per la borsa di New York, in particolare il future sull'S&P 500 negativo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 2.467,5 punti.